giocheranno Kuznetsova e Peng. Ricordo, entrambi gli incontri potete seguirli in diretta su Eurosport 2. E alle 13 invece la vincente di questa partita con Jelena Jankovic. Allora, velocemente i match di Davis. Federer 2-7-0, 3-0 il servizio con Tipsarevic. 6-1-3-0 lì con Krivoj, sfida Corea-Romania. La Romania ha vinto il primo match grazie a Pavel. 4-3 Sluiter e servizio con Giri Novak. 2-7-1 Novak, sfida Olanda-Repubblica Ceca. 2-0 al quinto Udomchok con As. Con As che ha commesso un doppio fallo sulla palla break. E 2-7-1 Marak con Echegaray nella sfida Austria-Messico. Per quanto riguarda Blake Yuzny, sfida Russia-Stati Uniti. Ricordo, Safin ha vinto la prima partita. 4 pari dal 4-1 Blake. Questi sono i risultati che sono maturati sino a questo momento dei quarti. Oltre alla vittoria della Jankovic e della Kuznetsova in 3 set, il successo sempre in 3 set della Peng sulla Sugiyama. Moritz Davenport che si affrontano per la 16ª volta in carriera. Il bilancio è 12 successi Davenport, 3 Moresmo. Moresmo che ha vinto 3 delle prime 6 partite e poi ha perso le ultime 9 consecutive. L'ultima si è giocata quest'anno a New Haven, nei quarti di finale 6-4-7-5 Davenport. Davenport che quest'anno ha giocato poco, 8 soli tornei, ha un bilancio di 21 successi e 7 sconfitte. Gioca per la prima volta questo torneo, miglior risultato alla finale di New Haven persa dalla NN, semifinalista Dubai, quarti Australian Open e Flushing Meadows. Eccolo ancora inquadrato John Leach, suo marito, ormai da un paio d'anni. Moresmo invece quest'anno ha vinto 4 tornei, anche lei al debutto al torneo di Pechino, ha vinto Australian Open, Wimbledon, Parigi Indoor e Anversa, finalista Doha, semifinalista Miami, Berlino e US Open, ha giocato 15 tornei, un bilancio di 44 successi e 10 sconfitte. Smoke ha vinto 6-3-6-2 al secondo turno con la Sun, un match che abbiamo seguito insieme ieri in diretta. La Davenport, oltre ad aver battuto la Zeng 6-2-7-6, ha vinto 7-5 al terzo con la Shakhvetadze al primo turno. Comunque due match non comodi per lei. Il coach adesso inquadrato invece della Moresmo, Courtois. Tutto pronto per l'inizio della partita, sarà Amélie Moresmo a servire, servizio molto importante perché sulla seconda della francese la Davenport può fare molto male alla Moresmo, come spesso è accaduto in passato. Dovrà tenere alta la percentuale di prime e comunque cercare di piazzare la seconda e tenerla profonda. E qui anche sulla prima comunque subito una gran risposta della Davenport, 0-15, la Davenport che agli US Open aveva dichiarato che non sa bene cosa farà l'anno prossimo, se continuerà a giocare, ha detto prenderò una decisione dopo, insomma, l'ultimo torneo della stagione, dopo il Masters, comunque a prescindere dal fatto che mi qualificherò oppure no, in questo momento appare molto distante comunque dalla qualificazione al Masters. Dice se a metà novembre, comunque inizio dicembre, mi starò allenando, vuol dire che continuerò a giocare, che ho voglia di continuare a farlo. Se invece non ne avrò più voglia, non mi starò allenando e quindi non giocherò più. Lunga la prima della Moresmo chiamata dalla giudice di segno. È un porta fermata dall'infortunio alla schiena quest'anno soprattutto. Però qui una seconda della Moresmo abbastanza tenera, la Davenport può aggredire e chiudere la volée di rovescio. 15-30.
Davenport che ha giocato comunque piuttosto bene agli US Open, ci è voluta un'ottima in hand per batterla in due set. Davenport che poi in conferenza stampa ha detto: per come ho giocato oggi penso che avrei perso solo dalla Enen. Stata sbaglia il rovescio a metà rete. Deve avvicinarsi un po' meglio alla palla. 30 pari. Ottima prima esterna, 40-30. Una 0 Moresmo. Nastro aveva ovviamente aiutato la sua avversaria, però la Davenport ha messo in rete il passante. Zero. Ottima risposta in entrata della Moresmo. 15 pari. Non riesce a tenere la risposta di rovescio. 30-15. Altra risposta che se ne va. 40-15. Ace, il primo del match, lo mette a segno Lindsay Davenport, 1-0. Che deve cercare di muovere il più possibile il gioco, non far giocare da ferma la Davenport, costringerla a fare almeno due passi per colpire la palla. 15-0. Questa secondo me era sotto al nastro. Infatti è 15 pari. Riuscita a superare la rete. E spiega al pubblico che la palla ha attraversato la rete. Probabilmente c'era
comunque uno spazio talmente grande nella quale è riuscita a inserirsi la palla. Cambio di ritmo della Davenport. Questa era una scelta giusta, giocare il back sul dritto della Davenport, purtroppo per la Moresmo l'ha messa in corridoio. 15-0, 15-30. Ottima risposta della Davenport, ancora una volta su una seconda un po' tenera della Moresmo, più che altro è proprio la Davenport che risponde bene, anticipato, e toglie il tempo alla Moresmo, che comunque ha dei gesti piuttosto ampi, quindi fa fatica quando un'avversaria anticipa molto i colpi. Due palle break le prime della partita. Questa se ne va, se ne porta subito la Davenport, 30-40. E 40 pari. Vantaggio Moresmo, 3 punti consecutivi per la numero 1 mondiale. Si salva Amélie Moresmo, recupera da 15-40, Davenport che ha sprecato una piccola occasione sia sul 15-40 che sul 30-40 con un rovescio e un dritto in rete. 2-1 Moresmo, primo set. Wham, bam, in Rotterdam. The spot. Primo set con Amélie Moresmo, ultimo quarto di finale del China Open. 0-15. Moresmo che è partita un po' tesa proprio perché consapevole del suo record molto negativo con la Davenport. Forse aver recuperato l'ultimo game da 15-40 le ha tolto un po' di tensione di dosso. Volta può fare poco, un'ottima prima e poi rovescio in contropiede. 15 pari. Un'altra buona prima e nuovamente il contropiede. 30-15. Quaranta-15.
molto bello. Moresmo, che pensava forse nella smorzata della sua avversaria, si era proiettata in avanti per tagliare anche un po' l'angolo, e la Davenport ha piazzato in maniera perfetta questo slice attacco in lungolinea. Due pali, una Davenport che ha iniziato servendo davvero molto bene. Sei-5 intanto Jusni con Blake. Un'altra ottima risposta. Colpi di inizio gioco possono fare la differenza a favore della giocatrice californiana. Quest'anno ha compiuto 30 anni. Moresmo invece ne ha 27. C'è l'ace, primo anche di Amélie Moresmo. 15 pari. Cosa ha fatto la Davenport su uno slice, probabilmente sulla riga della Moresmo. Trova una soluzione fantastica in lungolinea vincente, di nuovo 15-40 come nel turno di battuta precedente. Non era semplice trovare il tempo per giocare questo colpo. Palla che è schizzata addosso alla Davenport, che è stata molto veloce con la mano. Se ne va 30-40. Una buona seconda la Moresmo, malgrado questo trova l'impatto perfetto con la palla. Lindsay Davenport, c'è il break, 3-2 per la californiana, primo set. Per il momento ha concesso due soli punti sul suo servizio la Davenport. Sta servendo il 60% di prima. Fa molta fatica a contenere la risposta con il break, è già almeno la quarta che non controlla. Dovrebbe fare mezzo passo più indietro per concedersi più tempo la Moresmo. 15 pari, questa volta ha risposto bene. Perfetto, ha giocato il contropiede, però questo non lo sbaglia, molto comodo.
il rovescio davvero lo gioca con una facilità, una naturalezza invidiabile. 30-15. Già 8 colpi vincenti. Quasi la metà dei punti ottenuti con colpi vincenti, 19 punti e 8 vincenti. Doppio fallo però, il primo. 30 pari. Ancora. Cosa ha fatto con la mano? Poi riesce a fintare, non si capisce. Precedenza su un colpo quasi analogo aveva giocato un lungolinea vincente, questa volta gioca un diagonale stretto. Fantastico. 40-30. Resmo che deve stare lì, cercare di sbagliare il meno possibile e di allungare lo scambio il più possibile. E aspettare un eventuale passaggio a vuoto della sua avversaria. 4-2, conferma il break di vantaggio però Lindsay Davenport. Comodo lo smash, 15-0. Sulla riga la prima della Moresmo, 30-0. Usni ha vinto il primo con Blake, 7-5. Appena largo il passante della Davenport, 40-0. Un'altra gran risposta della Davenport su una prima della Moresmo. 40-15. Forse viene giudicato un punto vinto a rete, ma non dovrebbe. Era un dritto d'attacco, è vero, molto vicino alla rete, però non ha giocato la volea. Ma se non si gioca almeno la volée o comunque il tuo avversario non sbaglia il passante, tu sei a rete, non si può considerare un punto vinto considerato un net point, quindi un punto a rete. Devi attaccare il tuo avversario, giocare il passante fuori, oppure tu devi aver giocato almeno una volta. Si è fatta sorprendere un po' dalla risposta della Davenport, falla molto vicino alla riga però. Vediamo se chiede il challenge la Moresmo, non è molto convinta. Challenge. Non so se ci sia stato un segnale del suo angolo oppure boh, per quale motivo abbia deciso alla fine, però si sbaglia. 40 pari da 40-0. Per ricontrollare la risposta la Davenport, vantaggio.
Moresmo, quarta palla del 3-4. Tanto ringrazio Marcello che mi segnala che hanno vinto sia Garbin che Camerin a Port Rose, quindi semifinale tutta italiana. L'altro ieri, anzi ieri ho detto che speravo in una finale tutta italiana, pensavo che Loprandi potesse andare avanti, purtroppo invece è stata sconfitta negli ottavi proprio da una giocatrice slovena. Comunque ci sarà sicuramente un'italiana in finale. Prandi che ha perso ieri 6-1 al terzo dalla Klepak. Attenzione anche all'austriaca Pazek, soli 15 anni e nei quarti. Parità. Garbin che ha battuto la Müller 6-2-7-5, la Camerini invece ha vinto 6-1 al terzo con la Sushi. Prosegue uno splendido momento per il tennis italiano femminile, ma buona anche per quello maschile, visto la finale di Volandi settimana scorsa e soprattutto il suo successo oggi con Robredo, mentre sono appena entrati in campo, stanno palleggiando Seppi e Nadal per dar vita al secondo singolare della sfida Italia-Spagna. Appena largo il dritto della Davenport, quinta palla del 3-4. Alla fine la Moresmo tiene la battuta, non ha concesso ulteriori palli break, però dietro di un break 4-3. Just when you thought it couldn't get any more thrilling, MotoGP simply ups. Tornati con le immagini in diretta da Pechino, 4-3 Davenport in servizio, primo set. Davenport quanto pare non giocherà comunque Stoccarda, ma potrebbe giocare Zuri. 0-15, cambi tornei li potrete seguire su Eurosport. Sbatto due dritti comodi consecutivi la Davenport e 0-30. Dalla parte giusta, chiude comodamente la volée di rovescio. 15-30. Ottima profondità con il rovescio, prime palle break per la Moresmo, questa volta decisamente più aggressiva, è stata una buona risposta profonda. Servizio schiaffo al volo. 30-40.